Presentato stamane in sala giunta il cartellone 10 reali insieme bella, promosso dall'associazione Città Domani. E già siamo partiti con il Gress per i bambini che sta avendo luogo nei campetti del Penisalesi. Il 6 luglio ci sarà, quindi questo sabato, ci sarà Piazza Pasini in Arte, la prima serata, la seconda sarà il 27 luglio, quindi dopo 3 settimane. Noi vogliamo valorizzare le piazze della nostra città. Noi, a maggior ragione, noi facciamo parte di quel quartiere, quindi è uno stimolo in più voler valorizzare quella piazza che è veramente molto molto bella. Poi successivamente ci sarà il 9 agosto, ci sarà Restata San Michele per il quarto anno consecutivo, dal 2010 che ha luogo nella piazza di San Michele questo pomeriggio dedicato completamente ai bambini, totalmente gratuito. E poi fine agosto, 30-31, ci saranno, e 1 settembre ci saranno le finali e le semifinali della Spada d'Oro. Abbiamo visto un cartellone ricco di eventi, di appuntamenti, però tutto questo avrà anche un fine diverso da quello dell'intrattenimento. Chiaramente l'associazione, che è composta da un gruppo di giovani dinamici, vuole principalmente anche valorizzare quelle che sono le piazze, e tra queste Piazza San Michele, Piazza Pasini, che sono tra le più belle piazze 10 reale e che faranno da cornice a delle iniziative di qualità, grande spettacolo, dalla musica alla poesia, fiera del baratto a esposizione di pittura. Già in Piazza Pasini due grandi appuntamenti, e il 27 vi sarà anche una grande orchestra di 20 elementi del conservatorio, ma il primo appuntamento sarà questo sabato 6 con musica e poesia. A Piazza San Michele, alla Spada d'Argento, vi sarà anche un ospite d'eccezione che è Marco Vito di Ti lascio una canzone di Rai 2, e tante altre iniziative che coinvolgono bambini, giovani, adulti. Infatti abbiamo anche il Greste e Restata a San Michele per i bambini. Voglio dire, tutto questo per valorizzare i nostri quartieri, la nostra città.